Bentornati amici di Non è più domenica, una nuova puntata sullo spettacolo. Vedo un Rocco Di Vincenzo in forma scintillante oggi. Smaglio, smaglio quanto sono smagliante. Allora, Rocco, io lascerei introdurre la puntata a te perché so che ci tieni particolarmente. Che grande onore. Allora, quest'oggi abbiamo un ospite, una ospitessa molto importante legata agli anni 90 come pochi. È stato veramente un personaggio iconico, lo usiamo sempre, ma in questo caso credo che ci stia alla grande, della televisione anni 90, perché in uno dei quiz preserali della Rai lei era praticamente il fulcro. Parliamo di Cloris Brosca, lo possiamo dire ormai, non tratteniamo sul... Non abbiamo nessun segreto con i nostri telespettatori. Segreto professionale. Allora io, bando alle ciance, la farei entrare direttamente, se sei d'accordo. Vai, assolutamente. E quindi abbiamo il grande piacere di avere qui con noi Cloris Brosca per parlare di tante cose. Allora, se Rocco me lo concede, intanto buongiorno Cloris. Buongiorno. Partirei da qualcosa di differente, parleremo ovviamente anche della zingara, eccetera, eccetera, però partirei da un background clamoroso che hai, Cloris. Prima di arrivare a quella trasmissione avevi lavorato con due grandissimi registi di cui vorrei ci parlassi un po', e cioè Massimo Troisi e Giuseppe Tornatore. Sì, ho avuto la fortuna ultimamente di partecipare anche a un docufilm su Massimo Troisi che si chiama Il mio amico Massimo di Alessandro Bencivenga, e questa cosa mi ha dato la possibilità di riflettere un po' su quello che avevo vissuto. Dico subito che ero molto giovane, per cui quando mi è capitato di lavorare con Massimo Troisi, come anche con Edoardo De Filippo, non mi sono resa conto della grandezza, diciamo, anche dal punto di vista proprio attoriale di questi due personaggi. Perché un po' come capita a tante persone che me lo dicono e mi fanno irritare, quando un attore è bravo, no? Si dice che è naturale. Però in realtà spesso quella naturalezza è il risultato di tanti anni di esperienza. La cosa che posso dire di Massimo Troisi, una delle cose più belle, che secondo me lui metteva a disposizione la sua intelligenza, la sua capacità di far ridere, al servizio di qualche cosa di sempre molto importante dal punto di vista sociale o anche proprio dal punto di vista politico. E questa cosa poi si è vista anche con la scelta del film che ha fatto, Il postino, che è stato il suo ultimo film, che in qualche maniera è come un suo testamento spirituale. Quest'anno, tra l'altro, si festeggia proprio il trentennale del postino. E posso dire che Massimo Troisi era una persona molto schiva. Me l'hanno confermato poi nel tempo anche gli amici carissimi suoi come Alfredo Cozzolino, che nel film Ricomincio da tre è mio marito, è il carabiniere che sposo. Mi ricordo che quando abbiamo girato quella scena io avevo questo velo da sposa e Alfredo mi ci metteva sempre sopra i gomiti, me lo tirava, per cui mi irritava in una maniera incredibile. È una persona veramente speciale, ha per Massimo Troisi un affetto che continua ancora adesso. Ogni volta che Massimo Troisi viene ricordato e celebrato, lui ne gode proprio come succede solamente con le persone proprio che ti stanno a cuore. E quindi anche lui parlava di questa timidezza, no, di Massimo Troisi, che poi si vede anche, secondo me, nei personaggi che tratteggiava, come quel Gaetano di Ricomincio da tre, che non sentendosi a suo agio nel luogo dove pure è nato e cresciuto, decide di partire e fare questo viaggio a Firenze, che diventa un viaggio quasi di iniziazione per lui, no, con modi di pensare diversi, con incontri con strani personaggi, un po' come una sorta di al maschile di viaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie. E, ecco, questo mi sento di dire di lui. Lui era proprio veramente
straordinario come attore. Una cosa che dico sempre, che c'è una scena, no, nel film di Massimo Troisi, quella in cui lui annuncia alla famiglia di partire e sei in una camera da letto. E prima che lui entrasse in scena, quella camera era un set. Come lui è entrato in scena? Questa è una cosa chiaramente che allora ho forse solo avvertito, sulla quale ho riflettuto dopo. Invece quel set è diventato una camera da letto. Cioè lui aveva una capacità proprio di, come i grandi attori, di essere in scena e trasformare con la loro presenza anche l'ambiente circostante. Certo, e tu comunque avevi il Ricomincio da tre, appunto 24 anni, se non sbaglio, perché è dell'81 il film, Sì, senza sì. svelare la tua data di nascita, come si fa con le donne, ok? E poi ha recitato, appunto, come dicevo prima, con Tornatore nel Camorrista e Stanno tutti bene. Se Sì. un po' di lui, poi passiamo la palla a Rocco. Allora, quello che mi ha stupito di Giuseppe Tornatore, che nonostante fosse giovanissimo, dirigeva un film con una quantità di attori e anche proprio tecnici, maestranze, una cosa da far tremare i polsi. Invece lui era molto autorevole, molto sicuro del fatto suo. Come dicono i suoi amici, lui è proprio nato per fare il cinema. E per esempio mi ricordo che in Stanno tutti bene, successe che lui voleva fare questa scena in cui Mastroianni, il protagonista, dopo essere andato a trovare uno dei figli, aver litigato, se ne va via da solo e ha un malore in treno. E la scena successiva è lui in ospedale. E pensandoci come racconto, praticamente succede che lui si sente male ed è solo. E lui rende tutto questo nella scena in ospedale dopo, in una scena solamente, cioè praticamente Mastroianni solo nel letto, la telecamera che si alza con un dolly e rivela le altre persone attorno che sono venute successivamente. E lui questo lo fa con una inquadratura, cioè servendosi della grammatica cinematografica e ci fa. Praticamente ci racconta questa cosa. Questa scena me la ricordo particolarmente perché io mi pare che avessi o due o tre pose in quel film. Insomma, mi fu aggiunta una posa perché quando andammo a girare quella scena, la location che era stata scelta aveva il soffitto troppo basso e quindi il dolly non si poteva fare e quindi facemmo, per me fu una posa aggiunta e quindi si scelse un altro luogo e poi si girò quella scena. Rocco. Allora, innanzitutto un gran piacere avere lei quest'oggi come nostro ospite e no, non so se ho l'ingrato compito di già andare all'esperienza della Zingara, però magari passiamo in seguito. Io prima vorrei chiedere, perché abbiamo appunto appena parlato delle esperienze cinematografiche, andando a vedere il curriculum, si può leggere di tanto teatro, tante esperienze di vario tipo, però poi alla fine il motivo per cui a livello mainstream è più nota Cloris Bros, che è appunto il personaggio della Zingara, interpretato con Sì. successo per anni nella televisione. Lei, se dovesse scegliere fra i vari campi in cui si è disimpegnata, qual è quello in cui quella a cui si ritiene più appartenente, più il teatro, più il cinema, o magari alla fine proprio la televisione a sorpresa? No, in realtà è il teatro, il luogo dove mi sento più a mio agio e dove mi sento anche forse di poter dire di più. E il teatro con questa possibilità in più che hanno anche le altre due, sicuramente gli altri due mezzi, però in teatro c'è questa possibilità. In
in maniera, come dire, forte, di poter usare la metafora anche visivamente. Per esempio, io adoro quegli anche gli spettacoli in cui c'è tutta la scenografia quasi realistica, perché anche quello è piacevole. Ma mi piace molto quando con un oggetto, un elemento di arredo si racconta tutto, perché è un po' come nel gioco di quando si è piccoli, no? Facciamo che eravamo due corridori automobilistici, ci si infila in un cartone e quel cartone diventa l'automobile. Ecco, questa possibilità del teatro, che poi è una cosa che avviene lì, davanti agli spettatori, quindi gli spettatori sono chiamati proprio a farsi carico di questo viaggio nella fantasia. Questa è una delle cose che mi piace di più ed è impagabile proprio in teatro, secondo me. Assolutamente, assolutamente. La forza del teatro, questa possibilità di lasciare ancora l'immaginazione comunque dello spettatore, è Sì. una cosa sicuramente che gli altri mezzi, per forza di cose, essendo dando tutto in maniera esplicita, non possono offrire. Chiaramente è uno degli aspetti più interessanti del teatro a tutto tondo. E allora passiamo realmente al personaggio della Zingara. Proprio perché, legandomi alla domanda di un istante fa, non c'è stato il rischio per un'artista come lei, che appunto ha fatto tanto, ha lavorato con artisti di spessore internazionale, essere stata troppo legata al personaggio della Zingara, o magari d'altro canto questo ha portato una fama che comunque può essere anche motivo d'orgoglio? Allora, inizialmente quando ho fatto la Zingara quasi mi vergognavo per un malinteso, secondo me, malinteso senso della qualità delle cose. Io in realtà la Zingara l'ho fatta con lo stesso impegno e con la stessa professionalità con cui avrei fatto avrei affrontato un personaggio in teatro. E questa, secondo me, è stata una delle cose vincenti di quel personaggio, perché dire solamente gli indovinelli e basta non sarebbe bastato. Invece, in qualche maniera, cercare di essere affascinanti, in qualche maniera raccontare un vissuto, no, di quel personaggio che veniva fuori poi in un atteggiamento anche un po' arrogante, no, da prosopopea, però buffa di questo personaggio, secondo me ha fatto sì che avesse uno spessore maggiore sicuramente. E forse è stato questo che poi ha stuzzicato Baudo a prendermi in giro, a punzecchiarmi e a far venire fuori dei duetti che poi hanno valorizzato la Zingara. Sicuramente io devo dire grazie a Baudo proprio per questo, perché sennò io sarei stata solamente la dicitrice di indovinelli e basta. Invece lui ha fatto crescere in questa direzione il personaggio, che ha avuto molto successo. Il fatto che io poi sia molto legata a quello, questo purtroppo dipende da una mia mancanza di capacità di aver usato per bene tutta quella fama. Non l'ho saputo fare, ecco, perché secondo me tante persone, forse non tantissime, ma parecchi attori, è successo di rimanere molto ancorato a un personaggio, ma dipende poi dalla capacità di ognuno di venirne fuori. Io invece in qualche maniera ho un po' messo da parte la Zingara e tutto quello anche che ho fatto dopo, cose egregie, però non si sono avvalse della carica di fama che aveva questo personaggio. E questa non è stata una mossa molto intelligente, ecco, da parte mia. Ma magari anche legata al fatto che non esistessero i social. Io immagino un personaggio come la Zingara, ai tempi dei social, potrebbe avere una quantità di risvolti infiniti, possibilmente. L'ultima
domanda connessa e poi ripasso a Matteo la palla in attesa di riaverla indietro. Riguardo Pippo Baudo, appunto abbiamo citato Pippo Baudo, e possiamo inserirlo anche lui fra i mostri sacri, sia pur nell'ambito televisivo. Cosa mi può dire? Un ricordo al netto di quanto già ci ha detto riguardo al fatto che anche merito suo, se il personaggio della Zingara ha avuto un certo riscontro positivo ed è diventato in qualche forma leggendario, posso dire, perché comunque negli anni 90 era un personaggio della TV importantissimo. Un ricordo legato a Pippo Baudo. La cosa che posso dire è che Pippo Baudo è un lavoratore instancabile e quando parlo di lavoratore instancabile, parlando in un ambito come il suo, dico che lui non lasciava niente al caso. Mi ricordo una volta che entrò in scena, mi sembra che era forse ancora ai tempi di Luna Park, e c'era questa scenografia che bellissima che era stata fatta. E mi ricordo che una delle proposte fu accantonata perché lui disse questa cosa in televisione non funziona, perché era fatta tutta di elementi piccoli che da vicino erano molto affascinanti, ma che in televisione non sarebbero risultati. Questa cosa mi colpì per il fatto che Baudo probabilmente è diventato Pippo Baudo proprio per questo, perché si è sentito sempre chiamato in causa in tutto, in tutti i particolari, in tutte le cose che faceva. Quindi in quel periodo che era anche direttore artistico della Rai, secondo me questa sua capacità di non stancarsi, ma di entrare nel merito di ogni decisione, questa cosa fa la differenza in una persona. Uno per le capacità che acquisisce, ma anche proprio perché quando per esempio c'era lui, che poi a un certo punto è andato via, lo spettacolo di Luna Park aveva proprio un'anima, uno scheletro unitario, perché proprio evidentemente tutto rispondeva in qualche maniera a un suo gusto, a delle sue scelte. Ora non sto dicendo se sono delle scelte condivisibili in tutto o no, però sicuramente questa capacità è proprio la capacità che ha anche ogni persona che ha una impresa ed è si sente responsabile al 100% di quell'impresa. Nel momento in cui questo non avviene, le cose si sgangherano un po', si allentano le maglie e alla fine il risultato che viene fuori non è così smagliante come potrebbe essere. Ecco, questo mi sento di dire soprattutto di Baudo. Allora, Cloris, sentendo le tue parole mi è venuto in mente una cosa che diceva una mia cara amica che è Anna Mazzamauro, e capisci che Fantozzi non poteva non corteggiare la signorina Silvani. Lei mi ha spesso detto, perché è un personaggio che ha avuto un percorso un po' come te, perché lei è anche una grandissima attrice di teatro. Lo so, ci ho lavorato insieme. È una persona straordinaria e lei mi ha spesso detto: io devo tutto alla Silvani, ma ho usato la Silvani per poi fare altre cose, no? Sì. E quello che ti volevo chiedere io, questo personaggio, ti senti di dire che ti ha più, tra virgolette, ingabbiato e tolto delle possibilità o te ne ha date di più? No, non mi ha ingabbiato, non mi ha tolto delle possibilità. Forse sì, là per là, ma dopo poteva essere, come dicevo prima, Rocco, semplicemente un volano, no? Per dare proprio forza e slancio a tutto il resto della mia carriera. Invece io, in qualche maniera, finendo, diciamo, l'impegno televisivo de della Zingara, l'ho impacchettato e messo da parte, perché mi sembrava, non insomma, non vedevo nessun rapporto fra quello e le cose di teatro che avrei fatto e che mi piaceva fare. E invece forse la cosa che avrei dovuto fare era sforzarmi di trovare un legame
e crearlo se non c'era, se non lo vedevo, perché lasciare da parte quel tipo di fama, quel tesoretto di attenzione da parte del pubblico, non aveva molto senso, ecco, però è invece quello che ho fatto. Insomma, non sono riuscita a fare quello che ha fatto la Mazza Mauro con la signorina Silvani. Che tra l'altro ricordiamo va ancora in scena, credo che lei abbia 83-84 anni e c'ha Sì. un'energia quella donna che è solo che lodevole. E ti volevo dire, a proposito sempre della Zingara, personaggio che mi sento di dire pre-virale, cioè vi virale nell'epoca che non c'erano i social, ma cosa, se ci racconti qualcosa di quello che ti accadeva per strada, se ti riconoscevano, ti fermavano, che ti dicevano, cosa accadeva? L'ho detto più volte, le persone mi riconoscevano e sentivo che c'era dell'affetto e anche come una strana impressione di portafortuna, nel senso che parecchie persone per la strada, più di una, mi chiedevano dei numeri all'otto, oppure quando proprio all'inizio, era la prima stagione di Luna Park, io feci un regalo ecumenico, cioè proprio a tutti quanti regalai dei bigliettini d'auguri che avevo fatto io con collage, timbri, a ogni persona dello studio e quindi anche a ogni figurante. Se non che venne qualche settimana dopo una figurante che era stata assente. E mi disse se per favore ce ne avevo ancora uno di quei bigliettini, se glielo potevo dare perché in realtà serviva perché c'era, non mi ricordo se una sua vicina o una sua nipote che non poteva avere figli e lei pensava che questa cosa la potesse aiutare, Tu ecco. li davi questi numeri quando te li chiedevano? Io dicevo, guardate, lo sapete voi, lo so io, sono un'attrice, quello è un personaggio che interpreto. Non fa niente, non fa niente, dammi lo stesso i numeri. Allora io li davo, i primi numeri che mi venivano in mente. Non ho riscontri, non so se poi sono mai andati a buon fine, qualcuno ha vinto un terno. Rispetto a oggi c'era molto più. Noi abbiamo intervistato in una delle ultime puntate Tallini, che è il ragazzo ora uomo che faceva quello delle suonerie nelle pubblicità, eppure lui ci ha detto che c'era un rispetto a oggi, dove magari anche i giovani tramite i social, internet scoprono più cose. All'epoca c'era proprio l'idea, la zingara è la zingara pure nella vita, Bud Spencer è Bud Spencer anche nella vita, cioè c'era questa proprio immersione totale. E tra l'altro ti Sì. volevo dire, Luna Park, a me ricordo io ero bambino e mi stupiva tantissimo una cosa che era innovativa, all'epoca era, forse poi non so neanche se è mai stata replicata, che c'aveva questo conduttore che cambiava ogni giorno e io rimanevo affascinato da questa cosa da ragazzino. Quella cosa lì fu fatta perché in realtà prima di quel Luna Park non c'era il preserale in Rai. Il preserale che esisteva era su Mediaset ed era La ruota della fortuna di Mike Bongiorno. Allora si volle contrastare gli ascolti, quell'audience che faceva quella trasmissione, facendone un'altra nello stesso orario. E si partì proprio come una corazzata e la decisione di fare per ogni serata un conduttore diverso, fu proprio per avere ancora più chance di battere gli ascolti della Ruota della Fortuna. E la Ruota della Fortuna è il nome di uno dei 22 arcani dei tarocchi. Assieme alla morte che in uno spettacolo preserale brillante doveva essere eliminata, fu eliminata anche la ruota della fortuna, perché se usciva in qualche maniera era un fare pubblicità allo spettacolo concorrente, ecco, alla trasmissione concorrente. Ti lascio un ricordo di una persona straordinaria che non c'è più, e cioè Frizzi.
Beh, Frizzi era troppo simpatico, era, cioè, io lo dico e lo continuo a ripetere, mi faceva venire in mente mio cugino Arturo, per cui quando mi trovavo con lui mi trovavo proprio a mio agio. E poi devo dire che ho sempre, sempre apprezzato la sua bonomia. Con gli ospiti, lui secondo me si immedesimava nel fatto che per noi diventa una cosa normale stare davanti alle telecamere, essere in un certo ambiente. Invece quegli ospiti venivano, i concorrenti venivano una volta e quindi lui era sempre molto attento, anche facendo delle battute, a non mortificarli, a comunque valorizzarli, secondo me proprio perché si rendeva conto del fatto che per loro era un'occasione particolare, speciale. E poi un'altra cosa, io l'ho visto comportarsi sempre alla stessa maniera, davanti e dietro le telecamere, con una educazione, una gentilezza unica, sia che davanti avesse un alto dirigente della RAI, sia che avesse un figurante di passaggio, una persona che non avrebbe più incontrato. Grandissimo Fabrizio Ecco. Frizzi. Sono rimasto colpito, comunque già emerso un paio di volte, dal fatto che è forse la prima volta durante queste interviste, questi podcast dedicati ai personaggi iconici del mondo dello spettacolo, che rivendica con orgoglio il fatto che avrebbe potuto sfruttare di più il personaggio rispetto al dire: ah, no, sono rimasto ingabbiato, come ci è successo diversi altri attori. Penso a due dei ragazzi della terza C, che questo ci dicevano: sono rimasti a lungo ingabbiati nei personaggi che interpretarono a suo tempo nel famoso telefilm. Quindi questo è un aspetto che veramente mi colpisce e lo trovo anche assolutamente intelligente, che sarebbe stato intelligente sfruttare al massimo diciamo, quell'onda positiva, quella notorietà. Io in tal senso mi chiedo, dopo l'esperienza durata anche a lungo in cui ha interpretato appunto la Zingara, c'è stata qualche proposta, magari legata al personaggio, che non ha colto appieno, dato che appunto sembra che ci sia un minimo di dispiacere di non aver sfruttato al massimo quel personaggio. Allora, alcune cose, le cose che mi ricordo erano cose che realmente non mandava di fare, tipo, che ne so, qualcuno mi propose di aprire una chat sull'astrologia, per tipo come vicinanza, no, con il mondo della magia, del soprannaturale. E io dissi no, io non me la sento perché comunque queste cose ci sono delle persone che le fanno sul serio, no? Studiando. Forse sono stata un po' troppo tranchant in situazioni in cui mi si invitava ancora come zingara e sarei potuta andare facendo un passaggio più lento. Casomai all'interno della stessa trasmissione avrei potuto chiedere, sì, vengo vestita da zingara, ma poi mi tolgo qualche cosa oppure poi faccio qualche altra cosa. Invece, come poi mi è capitato, è un tratto che io ho nel carattere delle volte, che quando mi si offre una cosa, invece di dire sì e poi pensare a modificarla, cioè penso che se la cosa non mi corrisponde in pieno, è una cosa che devo rifiutare. E questo mi sembra un tratto forse un po' infantile, non lo so, perché come se non avessimo, ognuno di noi non avesse sempre la capacità di influire, no? Oppure anche non avere fiducia nella possibilità di rapporto e di interazione con l'altra persona. Per cui delle volte che mi è stato offerto qualche cosa, appunto, che era sempre comunque andare là vestita da zingara e tutto,
l'ho rifiutata in pieno senza pensare a trasformarla, ecco. Ok. Mi chiedo anche, dato che è emerso il discorso adesso astrologia, in precedenza si parlava dei tarocchi, e comunque il personaggio passava attraverso il mondo dei tarocchi. Cloris Broska aveva in precedenza, o ha avuto poi, proprio a causa del personaggio, una passione per questo mondo? Allora, i tarocchi mi sono sempre affascinato, cioè mi hanno sempre affascinato. Soprattutto mi piacciono i disegni dei tarocchi. E varie volte ho comprato dei libri, ho cercato di incominciare a leggerli. E ultimamente ho incontrato anche una persona molto seria che fa un lavoro sui tarocchi molto, molto approfondito, molto interessante, basato anche sulle coincidenze significative. Però poi non mi fermo a un certo punto e non riesco ad andare più in là. Mentre invece, delle volte che l'ho fatto anche per gioco, no? A leggere i tarocchi a delle persone, penso che possa essere un mezzo come altri per scoprire qualche cosa, per entrare in relazione con l'altra persona. Faccio un esempio, come quando durante la giornata si sente il verso di una canzone e in quel momento quella cosa casuale ci fa pensare a qualcosa che stiamo vivendo, qualcosa che dobbiamo risolvere. Quindi voglio dire, io ci credo al fatto che delle volte ci possono essere delle coincidenze che ci fanno capire le cose. Un po', e questo forse l'ho già detto, però secondo me calza a pennello, come nella Filumena Marturano di Edoardo De Filippo, quando Filumena, nella condizione di essere rimasta incinta, va a pregare, a parlare con la Madonna e vuole sapere che cosa deve fare, a un certo punto sente la frase: i figli sono figli. Che lei dice, forse uscita da un balcone, c'erano due persone che stavano parlando ad alta voce, oppure una persona che passa per strada, però perché proprio in quel momento? E lei lo prende come se fosse un messaggio da parte della Madonna. Ecco, secondo me, questa cosa ci capita più spesso di quello che pensiamo nella vita. Una coincidenza di una frase, di un argomento. Siamo interessati, per esempio, a me è capitato che stavo scrivendo una cosa in cui c'era anche Calvino su dei poeti liguri. Per caso, andando su internet, sento, io non sapevo che lui avesse fatto anche delle canzoni, sento questa canzone triste che fece con Liberovici, che scrisse la musica, che era perfetta per quel momento nello spettacolo. Cioè, secondo me capitano queste cose, allora possiamo essere aperti a accoglierli. E anche i tarocchi o altre cose come l'astrologia, se non vengono usati in maniera ossessiva, possono, secondo me, aprirci a questo mondo che ci parla, ecco. Tarocchi che ha usato sapientemente anche un famoso regista cileno, cioè Jodorowsky. Come no, Jodorowsky, io sì, sono andata varie volte a degli incontri con lui, quando prescrive le azioni psicomagiche, delle volte proprio leggendo i tarocchi alle persone che vanno lì a partecipare. Cloris, come ci si sente ad avere il proprio volto, la propria immagine sopra la scatola di un gioco in scatola. Beh, quello è una cosa veramente molto divertente. È come avere invece che il Monopoli con quei disegni geometrici, avere il proprio viso. Mi capita che delle volte qualcuno che va, qualche amico che va a questi mercatini dell'usato dove trova queste scatole a poco prezzo oramai, spesso qualcuno me le compra per farmi un omaggio. Carino. Senti, quando ti sei resa conto invece che, diciamo, questa avventura stava per terminare, cioè perché è terminata poi?
stata una scelta? No, 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 devo dire francamente che si è conclusa perché la RAI ha concluso la cosa. Né mi è venuto in mente di proporre qualche cosa di diverso in quella direzione. La cosa in cui io mi sono offerta, però evidentemente non in maniera abbastanza cocciuta, nel periodo in cui facevo la Zingara, era per fare dei provini, per fare delle fiction. Però questa cosa non è avvenuta. Quindi quando sono finite le trasmissioni della Zingara dove pensavano di utilizzarmi in quella maniera, niente, non è successo così, non mi è venuto di proporre qualcosa di Ma alternativo, il ecco. copyright è loro o tu potresti ancora tornare ipoteticamente a rilanciare il personaggio? Come funziona? Ma sai, in realtà ora secondo me la cosa, ma forse è sempre stato così, ma ora ancora di più, devi proporre secondo me una cosa completa, devi avere l'idea di un format, devi avere un autore, non lo so se anche qualche altra cosa, ma devi proporre una cosa proprio. Un pacchetto completo, diciamo. E, francamente, non, mi è venuto da proporre altro, nel passato, però anche lì io delle volte quando mi hanno detto dei no, mi sono fermata, mentre invece le persone che poi realmente riescono a realizzare sono quelle che non si fermano al primo no. Ma vanno avanti, vanno avanti, vanno avanti a costo di sembrare, come dire, fastidiose, perché credono in quello che fanno fino a che riescono a realizzarlo. Come io in chat Io, con Rocco, che capita spesso questa cosa. come dici? Dico, come quando io scrivo a Rocco in chat per qualcosa e capita spesso e lui si arrabbia perché lo tormento. No, comunque, a parte gli scherzi, Così, così. ti chiedo un'ultima cosa, poi passo la palla a Rocco. Mi veniva in mente, non è una domanda preparata, ci ho pensato mentre parlavi, eccetera, eccetera. Volevo chiederti cosa pensi di questo periodo storico che stiamo attraversando, fatto per me di buonismo, perbenismo, politically correct, cioè andare su Rai 1 oggi con la Zingara, secondo me non si potrebbe neanche fare. E la trovo una cosa un po', cioè, non è che era offensivo nei confronti di nessuno, ma in Italia oggi si vive che davvero non possiamo dire più niente, e volevo sapere tu cosa ne pensavi. Sì, secondo me si attraversa dei periodi anche un po' di stupidità, no? Nel senso che al di là delle parole bisogna vedere quello che c'è dietro e anche l'intenzione. Allora, io anche non sono neanche d'accordo tanto a parlare di buonismo, perché delle volte anche con questa cosa si liquidano delle cose che invece sono delle cose anche buone, no? Il fatto di essere attenti al linguaggio, perché paradossalmente in questo periodo in cui si invita o si fanno dei divieti di usare delle parole e politicamente corrette, poi è il periodo in cui esce fuori tanta volgarità, ma quando parlo di volgarità non è che parlo solamente di parolacce o di cose che hanno a che fare col sesso, queste cose qua. No, dico volgarità nel senso proprio di pochezza. Cioè, questo è un periodo in cui molte volte si favoriscono le liti. Le contrapposizioni anche sterili, mentre invece una delle cose secondo me da fare, nella quale poi ci possiamo sforzare proprio nel quotidiano, è cercare di evitare i toni polemici, le contrapposizioni inutili. Secondo me,
una cosa che sarebbe molto importante fare oggi è cercare anche di capire e valorizzare le cose su cui siamo d'accordo per portare avanti, per esempio, un'opera di ma anche di educazione, anche educazione culturale, perché se si va a vedere, per esempio, le cose che si facevano negli anni 70, sembrano delle cose proprio spaziali. Io mi ricordo che forse proprio in uno di questi mercatini dell'usato mi è capitato di vedere un 33 giri in cui Gassman leggeva Majakovskij. Ora, cioè, voglio dire, se veniva fatto era perché qualcuno lo comprava. Ma ora, quando mai ci sono queste cose? Vabbè che ora è differente, non c'è bisogno di fare un 33 giri, un CD, basta fare un audiolibro. Però si venderebbe ora un audiolibro di poesia di un poeta russo? Allora invece le cose circolavano di più e forse capitavano anche in mano a chi non aveva l'abitudine a quelle cose, però si poteva innamorare di una poesia e diventava un'apertura verso un mondo, un po' come si racconta in quel film Il gusto degli altri, un film francese, in cui capita che a un certo punto uno che c'ha una casa di un gusto abbastanza orrendo viene a contatto con il quadro di uno, non mi ricordo neanche se era un quadro astratto, ma comunque un quadro difficile, e questo si innamora e per lui quella diventa, come dire, un'apertura, un sentiero verso altro. Ecco, questa cosa qua secondo me andrebbe più cavalcata, di più usata oggi nel mondo della comunicazione. E invece sembra che sempre di più si alimentino le contrapposizioni, arrivando poi a quegli scontri che veramente delle volte sono un po' incresciosi, no? Di persone che si mandano a quel paese, che mettono fuori una violenza, perché se li guardi poi anche a me capita di parteggiare, no? Verso l'uno o verso l'altro, e alla fine della trasmissione mi sento che sono diventata più cattiva. Cioè, più che c'ho dentro un malanimo che prima non avevo. Ecco, questo secondo me non fa bene a nessuno. Certo. Poesie russe che tra l'altro oggi non si potrebbero citare perché la parola Russia è una di quelle... Avevo dimenticato questa cosa. La cosa che a me ha stupito di più, ho visto che nelle partite di tennis gli atleti russi devono rinunciare alla bandierina della Russia vicino, come se fosse un... Vabbè. Altri discorsi non c'entrano nulla. Rocco, se hai un'ultima domanda, poi andrei sulle domande di Matteo. Io ultimamente vedo che divaghi un po' troppo, questo sto notando, e noto peraltro che vuoi incanalare il discorso in senso politico, quando in realtà quanto detto da Cloris Broska quest'oggi è veramente, ci sarebbe da parlarne per ore. Sono pienamente d'accordo riguardo al fatto che ultimamente abbia la meglio nel dibattito pubblico l'astio verso l'uno, verso l'altro, senza un senso alcuno, quando magari il nostro nemico è qualcun altro e non lo individuiamo bene. E mi colpiva molto anche il discorso sulla sincronicità che si faceva prima, quando i tarocchi possono essere più che un mezzo in sé per dirti il futuro, un mezzo, uno spunto, ma questo è un discorso che credo si prenderebbe un tempo infinito, quindi non è questa la sede. Invece, ultima domanda circa la zingara, perché si è parlata della fine, Matteo chiedeva come è finita, invece mi chiedo, e poi passiamo alle domande ultime di rito, come è iniziata? Perché questa doveva essere forse la prima domanda. Quando ha avuto Cloris Broska il ruolo della zingara? O la zingara, io purtroppo la Z ho sempre difficoltà nella pronuncia. Allora, in realtà c'è stato un precedente. Andai a vedere in Rai a Napoli, all'auditorium della Rai, un mio amico violinista, cioè allora era il mio ragazzo veramente, e mi fece un sacco di problemi se andare o no, perché mi faceva male entrare lì, questi luoghi insomma comunque di potere, o comunque dove poi c'è anche molta gente e tutto, ero in un periodo un po' di fragilità, però mi feci coraggio, dissi no, vado, e capitò che
incontrai nei corridoi Aurelio Castelfranchi, un produttore televisivo, un dirigente che in realtà avevo conosciuto anni prima mentre facevo l'accademia, perché lui avrebbe fatto una docu-fiction proprio sull'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, alla quale poi alla fine io non potetti partecipare perché ero occupata in teatro. Lui si ricordò di me e tornata a Roma, io pensai lo devo chiamare perché comunque mi devo far presente così. Invece successe che mi chiamò lui perché doveva fare i provini per la Zingara. E quindi ci fu questa coincidenza bellissima che non ci sarebbe stata se io non avessi vinto le mie paure e non fossi andata in Rai, ci tengo a precisare. E quindi fui chiamata a fare questo provino. Eravamo 20-30 attrici, più o meno tutte della mia età, sui 30 anni, così, tutte truccate, con gli orecchini, labbra rosse, collane, collanone, e facemmo questo provino. E io fui scelta. Ecco, così è andata. Mi permetto di dire una cosa in merito a quanto si dice proprio in questo momento riguardo al fatto che bisogna sempre vincere le proprie paure e fare le cose. L'inazione è il peggiore nemico dell'uomo. Bisogna fare qualcosa di buono avverrà. Se non si fa, magari non si rischia nulla, ma il rischio è anche che si abbia una vita priva di alcunché. Allora, a proposito di proverbio, ho incontrato giorni fa un mio amico Napoleone Scrugli, che tra l'altro credo che abbia anche lavorato in Rai, che mi ha detto questo proverbio che non conoscevo. Chi muta, Dio l'aiuta. Chi Chi muta Dio l'aiuta, se metteremo in sovraimpressione muta, questo. Dio l'aiuta. Quindi ha a che fare con quello che Assolutamente sì, dicevi, no? assolutamente Cioè, sì. È una bellissima frase. Ha a che vedere con il muoversi, il movimento che porta anche alla mutazione. Matteo, andiamo con vai, vai prima tu e poi io mi faccio odiare come sempre sempre. la solita domanda che io non porrei mai. Allora, io prima chiedo, a me è difficile sempre, non credo sia ad un'attrice. Magari qualcuno Poniamo. che. Ok, Cloris Broska si rivede in qualche attrice della nuova generazione? Credo una Allora, hai chiamata in ricevuto una telefonata? attendiamo. No, non ho sentito, scusa, Certo, perché certo. c'era una chiamata che mi ha. Ok, dimmi. Chiedevo se è un po' difficile da rispondere. Cloris Broska si rivede in qualche attrice della nuova generazione, in qualche forma, per qualunque ragione. No, rivedermi sarebbe anche come un atto anche proprio di superbia, perché in realtà io non mi sento neanche così di essermi così riconosciuta, diciamo, a livello, come dire, di mie caratteristiche, per cui direi una sciocchezza dire che mi riconosco in qualcuna. Posso dire che ci sono delle attrici che mi piacciono sicuramente. Per esempio c'è Maya Sansa che mi piace molto, oppure c'è, non me ne voglia, ma non mi ricordo il suo nome, l'attrice che fa Imma Tataranni, come si chiama? Insomma, avete capito, Sì. cioè, che mi piace molto. Poi mi piace, che è bellissima, ma è anche molto brava, Luisa Ranieri. Oppure c'è Bianca Nappi che lavora con Luisa Ranieri nella fiction Lolita Lobosco, che è anche un'attrice molto brava. Quindi non lo so, ce ne sono tante diverse. Secondo me poi dipende anche dal ruolo che in un momento un regista ti offre. Se quel ruolo è adatto a proprio a valorizzarti, tu riuscirai, quella cosa diventerà per te anche quella un'apertura verso nuove ampiezze della tua carriera. Ecco, queste mi vengono in mente, ma sicuramente ce ne sono delle altre. Ora mi vengono in mente queste che ti ho detto. Allora, vado con la domanda per farmi odiare perché poi, Va tra l'altro, bene. io leggo a te un ricordo particolare perché io quando c'era Luna Park avevo forse 8-7 anni così e
E mi ricordo che dissi a mia madre: ah, mamma, vedi che non tutte le donne sono brutte. E mi piaceva questo personaggio e capì che l'uomo poteva avere un'attrazione per la donna, era un bambino. Quindi dico: mamma, Ma che che bello! bella questa ragazza. E guarda, noi chiediamo sempre, cioè io chiedo perché Rocco, Mi come abbiamo dissocio. notato, non ha il coraggio di raccontare ai personaggi dello spettacolo il loro primo bacio, che non c'entra niente, però a noi diverte. Allora, io non mi ricordo quando, credo che sia stato una volta al cinema, però non, fu una cosa un po' imbarazzante perché questo ragazzo era un ragazzo che mi piaceva, però in quel momento lì forse io non mi sentivo di dargli il primo bacio e lo feci perché per un azzardo, cioè perché volevo andare oltre. Per cui diciamo che ed è una cosa purtroppo che mi è rimasta in altri ambiti della vita, questa cosa delle volte. Ora, per fortuna, è una cosa che riconosco e cerco di non farla, ma in certi momenti di andare oltre quello che mi sento, perché mi sembra così come dire, di fare un progresso, di acquisire qualche cosa. E anche in quel caso lì io forse fui azzardata, invece di stare un po' come una patata bollita, come un po' ero da piccola, nel senso che ero più contemplativa, un po' più come un po' più tonta, non lo so, no? Delle persone a cui mi piace pensare, no? A come piacerebbe essere. Invece ero un po' tranquilla, un po' silenziosa e in quel caso lì mi forzai a qualche cosa che forse non mi andava fino in fondo, Ricordi ecco. il film? Come? Ricordi il film? Il film. Non lo so, mi viene in mente, ma forse non era quello, il pianeta delle scimmie. Allora, Però non è, ci giurerei, forse confondo, ecco. ti ringraziamo, Gloris, che sei stata con noi, sei stata davvero gentilissima. Ti chiedo per salutarci. Se ti va di farlo, di annunciarci la luna nera. Certo, allora, che questa è una. È una cosa, una piccola ricerca che feci, dissi: ma come si può dire? E allora pensai come quei battitori che stanno fuori delle case nobiliari quando entrano i vari invitati. Per cui, ecco a voi la luna nera. E uno di voi Grazie. avrebbe dovuto dire tan 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 tan. Era fondamentale in effetti il jingle seguente. Grazie Grazie Gloris per essere mille, stata veramente con noi, sei gentilissima e stata piacevolissima, adorabile. veramente tanti spunti interessanti e sarebbe stato da parlarne ore. Grazie mille. Tra l'altro è stata una puntata che ci ha dato tanti spunti. L'emoticon, che non so se i nostri fan hanno visto, l'emoticon sembrava Jamie Lee Curtis, non lo so perché mi è venuta in mente questa cosa, però comunque Rocco, io te lo dico senza vergogna, ora che lei non c'è più. Cioè, io quando ero ragazzino pensavo, ammazza che buona la luna nera, però Era cioè, sicuramente attraentissima, una bella donna, io Cloris dovevo essere un Broska. bambino, ovviamente, perché avevo 8 anni, non è che, Ci sta, anch'io ero un bambino, eravamo però bambini entrambi. Attirava l'occhio tanto, perché poi è una donna Assolutamente. intelligente. Comunque tanti spunti interessanti, si sarebbe dovuto parlare di tutt'altro rispetto a quello che effettivamente il tema, la nostalgia, veramente la sincronicità, e mi è piaciuto tanto questo discorso riguardo al buonismo, che piuttosto che pensare al problema del buonismo, della difficoltà a dire determinate cose, bisogna pensare come la gente ormai sia dei degenerati senza costumi, tutti ad attaccare il prossimo, quando dovrebbero avere solamente più creanze e pensare che il problema.││
non è il prossimo, ma chi invece è un po' più in alto di Non so te. perché in queste tue parole mi sento un po' attaccato, cioè avrò un po' di coda No, di paglia, no, però no, al di zero. là delle stupidaggini e delle battute, io comunque penso che il buonismo sia un problema, perché davvero oggi su Rai 1 la zingara non ci potrebbe essere, Sarebbe non la ci potrebbe nomade che stare. però dovrebbe nomadare e quindi sarebbe un problema perché non potrebbe stare fisso la puntata ogni giorno, quindi sarebbe un Esatto, gran tra problema. l'altro c'è Cicchella che è un comico che io adoro. Non so se l'avevo già detta sta cosa, forse a te in privato, che ha fatto un'imitazione di Ultimo, lui fa Ultimo in una maniera che, giuro, c'è cioè da sentirsi male per quanto è bravo, e ha fatto una canzone sul buonismo che vi invito, magari possiamo anche se non è del nostro canale, mette però non so il copyright, magari vediamo, comunque se lo cercate la trovate, è una cosa molto simpatica e quantomeno reale, lui dice... Gamba di legno non si potrebbe più chiamare gamba di legno, ma sarebbe il cane disabile, cioè per dire cose del genere, no? O Ciccio sarà il papero fuori forma, tipo cose del genere, insomma. Io Purtroppo non sono il rispetto è battaglie, io per me fondamentale. dico il cazzo che mi pare, non si può dire forse No, ma cazzo, il e rispetto è basta. fondamentale quando non diventa ossessione, Io sono perché. un terrone, in quanto terrone mi sento legittimato a dire il cazzo che mi pare, quando mi pare, ovviamente non Hai detto offenderò mai Terrone, ci nessuno. chiuderanno il canale, ci Ma lo sono arresteranno. io. Grazie ragazzi per essere stati qui con noi e ci vediamo alla prossima Alla puntata. prossima, alla prossima. Non è più domenica.